Molti vi state collegando, io sono Michela Di Bitonto di Farmexpa, oggi modererò questo webinar. Questo è il secondo webinar del ciclo dedicato alla consultazione pubblica. Spero mi sentate bene, chiedo un feedback intanto in chat. Oggi parleremo di progettazione di una consultazione pubblica, parte 2, in quanto ne abbiamo già parlato la settimana scorsa nel precedente webinar. Abbiamo con noi oggi la dottoressa Carolina Raiola, esperta di consultazione pubblica e consulente al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ok, vedo che siete già parecchi. Io intanto vi introduco il ciclo. Appunto dedicato a questo tema. Abbiamo svolto un webinar la settimana scorsa sulla progettazione e oggi ci concentreremo maggiormente sul design e lo svolgimento di una consultazione pubblica e la prossima settimana, il 7 novembre, parleremo del feedback dei risultati, quindi dare conto de delle scelte poi fatte dalle amministrazioni al termine della consultazione pubblica. Quindi in questo webinar abbiamo voluto descrivere tutto il processo che sta dietro appunto la realizzazione di una consultazione pubblica. Quindi l'obiettivo è quello di far vedere quelle che sono proprio le fasi in cui si articola questo che è un vero e proprio processo di gestione che in qualche modo va a coinvolgere tutti i soggetti coinvolti in uno specifico tema oggetto della consultazione pubblica in modo da creare un rapporto bilaterale tra l'amministrazione che organizza la consultazione e i cittadini e tutti i soggetti coinvolti. E dunque vi ricordo che questo webinar e anche gli altri del ciclo sono organizzati nell'ambito di un progetto Azioni di Sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici, ma si inserisce anche in un progetto più ampio che è un'iniziativa del Dipartimento per le Riforme Istituzionali, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formex PA. L'obiettivo generale è quello appunto di rafforzare le politiche di consultazione nelle PA e quindi diffondere la cultura dell'amministrazione aperta. Allora, per chi non ha potuto seguire il precedente webinar, vi comunico che la registrazione è disponibile a questo link che vi ho inserito in questa slide. Appunto, la scorsa volta abbiamo parlato sempre con la dottoressa Raiola, della parte di progettazione più legata all'analisi del contesto di una consultazione pubblica. Oggi invece ci concentreremo sulla fase del design, quindi andremo a vedere l'individuazione dei destinatari, metodi di strumenti da utilizzare, il processo, la descrizione, la definizione del processo della consultazione e quant'altro, insomma, che ci descriverà la nostra esperta di oggi. Vi ricordo che potete porre in chat le domande e verranno poste alla fine del seminario online al relatore. E che la registrazione e le slide verranno pubblicate sulla pagina dell'evento, ovvero dove vi siete iscritti. In questa pagina, nel programma, troverete i materiali condivisi dalla relatrice di oggi e non appena possibile anche la registrazione. Direi a questo punto che possiamo cominciare. Abbiamo un'ora di tempo oggi, lasceremo gli ultimi 10 minuti per le domande, quindi vi prego qualsiasi domanda di scriverla in chat. E ricordo appunto a chi non ha seguito il webinar precedente che andando su Eventi PA il 24 ottobre può trovare la registrazione in modo insomma da ricollegare il discorso che proseguiremo oggi. Allora chiedo a questo punto alla dottoressa Carolina Raiola di attivare la sua webcam e il suo microfono così cominciamo il webinar. Benissimo, buongiorno Carolina. Buongiorno, mi Ti lascio la sentite? parola. Sì, ti sentiamo bene, grazie. Allora, innanzitutto saluto tutti, vi ringrazio per essere qui
ad ascoltare questo webinar. Vi invito, come detto da dottoressa Di Bitonto, a fare domande sulla chat e vedremo di rispondere contestualmente oppure di metterle alla fine, a seconda di cosa chiederanno. Io sono qui con il dottor Flori, che curerà il terzo webinar la settimana prossima, giovedì, sul terzo aspetto della consultazione che affrontiamo in questi webinar, cioè il feedback, la parte finale, diciamo, della consultazione. Innanzitutto, dato che siamo un po' di più dell'altra volta, vi faccio proprio un velocissimo riepilogo di quanto detto lo scorso webinar. Oggi il focus sarà sul cuore della consultazione, cioè sulla scelta degli strumenti, sui metodi a cui è possibile ricorrere, quindi la scelta degli strumenti e quindi poi sullo svolgimento. Mentre nello scorso webinar abbiamo parlato in generale di cos'è una consultazione e poi abbiamo visto una prima fase della progettazione della consultazione, ossia la fase di analisi di contesto. Allora, qui innanzitutto vi ho riportato di nuovo una definizione di consultazione che mette insieme tutte le caratteristiche principali della consultazione e differenzia la consultazione dagli altri esercizi di partecipazione. Allora, innanzitutto la consultazione è un'attività, abbiamo detto, che è decisa, avviata dall'amministrazione. Quindi è l'amministrazione che decide a un certo punto, nel momento in cui prendere una decisione di aprirsi al contributo di persone esterne a sé e quindi può decidere di fare una consultazione. Quindi è un esercizio che parte dall'amministrazione, non parte dai cittadini, non sono i cittadini che propongono all'amministrazione direttamente delle cose, ma lo fanno in uno spazio che l'amministrazione ha creato per l'occorrenza. Attraverso la consultazione, che è un insieme di tecniche, e questo lo vedremo poi successivamente, l'amministrazione instaura con i soggetti potenzialmente interessati, quindi non solo con i soggetti destinatari dell'intervento, della decisione, della politica pubblica, ma con tutti i soggetti potenzialmente interessati, un flusso di informazione che è bidirezionale, perché l'amministrazione apre il processo decisionale, dà informazioni sugli argomenti, i temi su cui vertono le decisioni, eventualmente il testo di normativa che vuole sottoporre a consultazione, e poi riceve i contributi dei soggetti che partecipano a consultazione. E ancora ritorna indietro un feedback, cioè un report di sintesi sostanzialmente dei risultati della consultazione. La consultazione può essere fatta o su un atto di policy, oppure proprio su un intervento specifico. E poi un'altra questione essenziale della consultazione è che l'amministrazione mantiene sempre in capo a se stessa la responsabilità decisionale, ossia può decidere di non prendere in considerazione i contributi pervenuti in sede di consultazione. Ovviamente la consultazione è un esercizio che di per sé deve portare elementi informativi all'amministrazione, deve contribuire al processo decisionale, ma l'amministrazione non è tenuta a portare nel processo decisionale esattamente tutti i commenti ricevuti così come sono stati inviati. Questo è importante, è una delle caratteristiche principali della consultazione. E quindi
Dato che la consultazione non è un insieme di tecniche, non è, è un insieme di tecniche, scusatemi, dato che la consultazione è un insieme di tecniche, non vale l'approccio per cui un modello di consultazione va bene in ogni caso. E questo l'inizio, cioè la base per cui si rende necessaria un'attività di progettazione prima, naturalmente, di avviare la consultazione. Vediamo la fase 1 della fase della progettazione di una consultazione, che è l'analisi del contesto in cui si trova l'amministrazione. Innanzitutto l'oggetto della consultazione, ossia l'amministrazione su cosa vuole consultare. Abbiamo detto prima una prima ramificazione tra un intervento specifico, immaginate un intervento normativo, per esempio quando l'amministrazione ha uno schema di regolazione già pronto, oppure immaginate il caso di una politica per cui non esiste uno schema normativo, uno schema di atto regolatorio, ma esiste un'idea di riforma. Abbiamo visto questi casi, quindi se volete approfondire vi rimando all'altro webinar della settimana scorsa. E naturalmente è diverso impostare una consultazione su un atto oppure su una politica. A questo punto è diverso impostare una consultazione se si è in una fase molto anticipata del processo decisionale, ossia in una fase in cui l'amministrazione non ha ancora uno schema normativo, in una fase esplorativa, oppure se l'amministrazione vuole consultare per valutare gli effetti di un atto già adottato. Quindi anche la fase del ciclo decisionale in cui in cui si avvia la consultazione è importantissima, e determina anche il disegno della consultazione. Gli obiettivi, abbiamo visto una serie di obiettivi. L'obiettivo madre, insomma, della consultazione è raccogliere dati e informazioni, perché la consultazione porta elementi innovativi nel processo decisionale. E poi nello specifico dei vari obiettivi, ancora vi rimando a quanto detto la settimana scorsa, sarebbe la valutazione degli atti, oppure la raccolta di criticità, oppure la raccolta di idee, oppure i commenti direttamente su un testo. E altro. Il quarto punto da valutare sono il tempo e le risorse. Sul tempo ritorneremo ancora oggi. Sulle risorse vi dico, l'amministrazione deve fare i conti con quello che ha e quello che può dare all'esercizio di consultazione, perché non sempre è facile raccogliere i commenti, non sempre è facile analizzarli, e quindi bisogna avere ben chiaro le risorse, sia di budget che tecnologiche, che di personale, che si hanno a disposizione o che si possono dedicare comunque alla consultazione. E ora entriamo nella seconda fase. Allora, vedo che ci sono delle domande sugli stakeholder. Esistono, per esempio, dei casi in cui la consultazione parte dagli stakeholder? Sì, esistono naturalmente dei casi in cui gli stakeholder hanno premuto affinché l'amministrazione facesse una consultazione. Questi casi però non sono consultazioni ufficiali, nel senso che gli stakeholder, se fanno una consultazione propria, questa consultazione non può essere definita una consultazione ufficiale, perché i contributi non possono essere immessi in un processo decisionale. Sono gli stakeholder stessi che poi portano i risultati del proprio esercizio di apertura su un certo tema all'amministrazione, e l'amministrazione può decidere in questo caso di aprire a sua volta una consultazione, oppure di fare in modo da integrare questi risultati attraverso altri esercizi, appunto, di apertura. Però in quel caso non sono comunque delle consultazioni ufficiali. Quali stakeholder organizzati, come da chi? Penso che risponderò proprio ora, perché parleremo dei soggetti da includere nelle consultazioni. Quindi, se poi non rispondo, insomma, mi direte. Allora, siamo alla fase 2. La fase
cuore della consultazione c'è il design, cioè l'architettura della consultazione. L'architettura parte dall'individuazione del target, target inteso come destinatari, dalla scelta dei metodi e degli strumenti di consultazione, poi passa alla strutturazione del processo consultivo, all'organizzazione del lavoro di elaborazione dei dati, alla scelta del tipo di riscontro che si vuole dare alla fine della consultazione e poi alla progettazione delle attività di comunicazione. Alla fine il risultato sarà il documento di consultazione. Cosa si intende per documento di consultazione? La pagina, per esempio, del sito in cui si spiegano le regole di partecipazione alla consultazione, in cui si dice per quanto tempo la consultazione sarà aperta, chi può partecipare, come può partecipare e come saranno resi pubblici i contributi e quale effetto avranno sul processo decisionale. Quindi il documento di consultazione, se avete visto una consultazione, è una consultazione online, per esempio, è la pagina attraverso cui i partecipanti capiscono come partecipare. Allora, individuazione dei destinatari è una fase importantissima perché è la fase in cui l'amministrazione ragiona su chi ha le informazioni necessarie, utili al processo decisionale. Allora, è la prima domanda. Qui ho messo una serie di domande da porsi per poter individuare tutti i possibili destinatari di una consultazione. Quindi, per esempio, l'amministrazione deve porsi come domanda quali soggetti è utile coinvolgere perché in possesso di dati e di informazioni interessanti e rilevanti per l'associazione, per la decisione, ossia informazioni che non ha. Un'altra domanda è quali soggetti è doveroso coinvolgere perché sono i destinatari della decisione, ma non sempre possono, ma non possono partecipare alla decisione attraverso dei canali, attraverso i canali che di solito utilizza l'amministrazione per decidere. Ossia i destinatari che subiscono, oppure sono i diretti destinatari di un intervento, ma non partecipano alla decisione perché non sono. Non possono presentarsi all'amministrazione e portare la propria posizione. Quali soggetti? Un'altra domanda da porsi è quali soggetti è opportuno coinvolgere perché hanno una grande esperienza sul tema, non sono persone destinatarie dell'intervento direttamente, ma hanno grande esperienza, sanno moltissimo, sono gli esperti. Ossia, quelle persone che studiano il tema, lavorano da tanti anni, non sono i diretti destinatari, ma hanno tantissime informazioni utili. Un'altra domanda da porsi è: quali soggetti devono comunque essere informati? Perché? Perché la consultazione deve essere, proprio le raccomandazioni internazionali ce lo dicono. E anche le indicazioni fornite, insomma, in varie linee guida di cui poi diremo al prossimo webinar, deve essere il più inclusiva possibile, quindi bisogna fare attenzione a non escludere nessun punto di vista. In questo modo voi vedete qui una matrice che riposiziona tutti i soggetti, ponendovi queste domande, voi riuscite a fare un elenco dei soggetti da coinvolgere. A questo punto li potete riposizionare in questa matrice che proviene, insomma, è un modello che proviene dalla Commissione europea. Qui avete riferimento per approfondimenti.
In modo da verificare che tutti i badanti siano in qualche modo coperti. Questo per garantire che la consultazione sia più inclusiva possibile. In particolare vi pongo l'attenzione su questo quadrante, cioè sui soggetti deboli che in genere non partecipano alle attività decisionali, ma che sono i diretti destinatari della norma. Cioè della norma o della politica, ecco, ora dipende dall'oggetto della consultazione. Allora, una buona e capillare consultazione, perdonatemi, qui c'è un'altra domanda, può attenuare l'effetto NIMBY? Sì, bisogna però fare sempre attenzione a che la consultazione non sia un esercizio di propaganda, cioè che abbia lo scopo di, in questo caso l'effetto NIMBY sarebbe Not in my backyard, cioè l'effetto per cui tutte le persone tendono a non volere che, per esempio, si costruiscano inceneritori vicino alla propria casa, quindi a volte nei casi di, soprattutto di consultazioni svolte per le infrastrutture, vengono sollecitati i contributi delle persone che abitano questo attraverso il dibattito pubblico per in un certo modo trovare, grazie alla consultazione, una decisione che sia il più largamente possibile condivisa. Quindi la consultazione può avere tra gli obiettivi, trovate più specificamente, insomma, nello scorso webinar, può avere tra gli obiettivi quello di far incontrare diverse posizioni per raggiungere una posizione condivisa. E in questo caso si attenuano le polarizzazioni tra le diverse posizioni in gioco. Quindi in questo caso la consultazione deve essere trattata con molta cautela, perché deve essere un esercizio di effettiva incontro tra le posizioni e non una semplice propaganda. Allora, andiamo oltre quindi questa è la prima fase, cioè il primo step, diciamo, della fase di design, cioè l'individuazione dei destinatari. Una volta individuati i destinatari, c'è una fase importantissima che è quella della scelta del metodo e la scelta degli strumenti. Ora, quali sono le cose da valutare, i fattori da valutare per scegliere gli strumenti? Occorre valutare diverse possibili opzioni e capire qual è quella più congeniale al fine di consentire all'amministrazione di raggiungere i suoi obiettivi di consultazione. Allora, una prima scelta è faccio una consultazione online oppure dal vivo, sono entrambe consultazioni legittime e qui siamo un webinar sulla consultazione online, quindi ci occuperemo del primo aspetto. Però teniate conto dal vivo. Per esempio, una fra tutte, l'audizione, lo strumento dell'audizione, oppure gli incontri, tavoli tematici, che possono essere sviluppate, i focus group, workshop, per esempio. Sono tutti, strumenti di consultazione dal vivo che possono essere utilmente sfruttati dall'amministrazione per raccogliere informazioni. L'importante è cercare di essere inclusivi anche con l'uso di questi strumenti. Un'altra possibile scelta è tra appunto consultazioni pubbliche e consultazioni mirate. Se volete approfondire questo aspetto, vi rimando alle linee guida sull'analisi d'impatto, sull'analisi e la valutazione di impatto, che ha una parte specifica sulla consultazione e che affronta anche questo tema, ossia la consultazione su invito. Un'altra possibile scelta è tra le consultazioni
che pongono domande oppure consultazioni che non pongono domande. È una cosa un po' particolare perché a prima vista una consultazione dovrebbe sempre porre domande. Non è detto però che lo si faccia attraverso un questionario. Una consultazione può anche dire alle persone: cominciate a discutere su questo tema, senza inglobare, cioè senza porre domande specifiche. Vedremo poi degli esempi. Un'altra possibile scelta è: vuoi una consultazione che favorisca il confronto fra le persone, oppure vuoi una consultazione in cui le persone non discutono tra di loro, ma semplicemente mi danno degli elementi, danno a me amministrazione. È una scelta cruciale sia per la scelta di strumenti sia per la gestione della consultazione. Non sempre il confronto è necessario, oppure non sempre raggiungere una consultazione può essere utile se non si attua un confronto. Dipende sempre dall'oggetto e dalla situazione. Ma è una domanda da porsi in fase di progettazione. E poi l'ultima questione dirimente è: voglio svolgere una consultazione che sia a una fase oppure una consultazione che sia a più fasi? Cosa significa? Approfondiremo tra poco, però vi anticipo che una consultazione può anche essere svolta in più round. Ossia, io svolgo una consultazione, la chiudo e uso gli esiti per svolgere una nuova consultazione. Ovviamente questa scelta dipende sia dagli obiettivi dell'amministrazione sia dal tempo che l'amministrazione ha a disposizione. Il tempo è un vincolo molto importante perché naturalmente svolgere una consultazione in poco tempo comporta, insomma, dover scegliere degli strumenti che facilitano poi anche l'elaborazione dei dati, però sto andando oltre, lo vedremo tra poco. Allora, scusatemi. Allora, qui vi ho messo un esempio, l'esempio che ho portato. Scusatemi, nell'altro webinar, che sarebbe un esempio di consultazione di tipo notice and comment. La consultazione notice and comment è una consultazione che di solito si svolge su uno schema di atto di provvedimento, per cui si sottopone all'attenzione dei destinatari un articolato oppure una bozza di provvedimento, anche non in forma di articolato, ma comunque una bozza in cui si delinea cosa si intende fare con un provvedimento. Si sottopone ai soggetti interessati, vedete, questo è un documento di consultazione molto semplice, che però ha delle informazioni base per la partecipazione. Si sottopone lo schema. Si danno magari delle note di approfondimento e si chiede alle persone interessate di partecipare, mandando osservazioni entro una certa data. Lo strumento che in questo caso, nel caso di questa consultazione specifica del Ministero dello Sviluppo Economico, lo strumento utilizzato è la mail. L'altra volta abbiamo parlato dello strumento della mail come uno strumento abbastanza diffuso, nel senso che le autorità indipendenti usano spesso questo tipo di strumento, e sono le amministrazioni che fanno più consultazioni in Italia. Lo strumento della mail è stato utilizzato anche per consultazioni molto importanti, per esempio la consultazione sulla spending review del governo Monti, oppure la consultazione sulla riforma Madia, appunto in occasione della preparazione della riforma della legge Madia, la
la 124 del 2015. Questo tipo di strumento è uno strumento con cui bisogna fare molta attenzione, semplicemente perché quando il tema non è particolarmente tecnico e circoscritto, è possibile ricevere tantissimi contributi. Occorre come amministrazione essere in grado di saperli gestire, perché sono tutti contributi testuali che bisogna codificare, ossia bisogna etichettare, bisogna leggere, bisogna codificare per il conteggio e bisogna insomma elaborare, quindi lo sforzo di elaborazione di questi dati è grande, quindi su un tema molto ampio usare la mail che arriva in una casella di posta e che quindi deve essere gestita da un centro che poi la riporta insomma a tutto il gruppo di lavoro può essere una insomma, è da valutare. In alternativa alla mail, per questo tipo di consultazione possono essere per esempio usati dei form online, cioè dei questionari, anche con risposte aperte, ma i questionari hanno il vantaggio di scrivere i dati direttamente in database o comunque in fogli, immaginate i fogli Excel. Non scrivono direttamente, ma la conformazione di questi fogli può essere poi consente di riversare i dati in fogli Excel, che naturalmente sono più immediati e più facilmente gestibili in fase di elaborazione dei dati. Quindi i questionari consentono inoltre di alternare volendo delle domande a risposta aperta a domande a risposta chiusa, che attraverso cui per esempio cercare di capire anche in linea molto generica il tipo di rispondente. Per dirvi, in questo caso, che è una consultazione, anche questa molto specifica, del MEF su bullying, decreto attuativo di una direttiva europea, però non entrerei nel merito, naturalmente il tema è molto specifico. Cioè, vedete però come è stato formulato il questionario, ossia c'era una serie di categorie di predefinite in cui si poteva identificare il destinatario. In questo caso è stata chiesta anche una denominazione, un nome e cognome. Questo diciamo è un dato personale che l'amministrazione in questo caso raccoglie, quindi occorre fare molta attenzione poi a tutti gli aspetti di privacy. Però questi campi diciamo chiusi consentono poi di capire la categoria di destinatari che ha risposto alla consultazione. Voi avete visto che con la matrice di prima abbiamo pensato all'esercizio di individuazione dei destinatari, ma ovviamente in fase di consultazione, se non si raccolgono informazioni sulle categorie, non necessariamente poi si ha contezza di chi effettivamente ha partecipato alla consultazione. Quindi una sorta di anagrafica molto semplice, senza diciamo abuso nella raccolta di dati personali, quindi che mira alla minimizzazione, può essere indicativa, può essere utile, poi dipende dal tipo di consultazione dagli obiettivi dell'amministrazione e del tema. Questo è un secondo strumento, cioè il questionario online. Vedete che in questo caso il MEF ha fatto poi un campo aperto e ha detto di inviare un PDF. Cioè, vedete, c'è il campo aperto con l'oggetto da 0 a 500 caratteri, quindi questi strumenti consentono anche di contingentare il numero di caratteri a disposizione e per avere una sintesi ragionata di una posizione che poi può essere espressa anche attraverso dei PDF in allegato. Ovviamente questa è una scelta. Si può anche decidere di fare un campo aperto, contingentato con un numero di caratteri
diciamo che l'amministrazione ritiene di poter gestire, per in qualche modo guidare il rispondente alla sintesi. Vedete, c'è anche un campo captcha per evitare che ci siano, insomma, dei contributi non pertinenti inviati dai bot. Allora, un altro strumento a disposizione delle amministrazioni, cioè attraverso cui si possono svolgere le consultazioni, è lo strumento di commenti sui testi. Vediamo in questo caso la consultazione sulla modellazione nelle opere pubbliche nell'ambito del codice appalti. Cosa vuol dire commenti sul testo? Nel momento in cui l'amministrazione ha un testo, quindi si trova in una fase particolare del ciclo decisionale in cui ha già un testo, e vuole, cioè ha l'obiettivo di ricevere commenti puntuali, commenti puntuali sul testo proprio della propria decisione, può utilizzare questo tipo di strumento. Questo tipo di strumento, ce ne sono vari, insomma, però questo tipo di strumento dei commenti sul testo consente di, vedete, ai rispondenti di posizionarsi su una porzione di testo e inviare un commento. I commenti poi possono generare, a loro volta, possono essere a loro volta commentati di solito, e generare quindi delle piccole discussioni. L'amministrazione decide la porzione del testo la porzione minima di testo su cui possono essere inviati i commenti, quindi può essere un intero articolo, un capo addirittura, oppure una singola parola, per esempio. E i partecipanti scelgono appunto la porzione su cui inviare i propri commenti. Un ulteriore strumento che vi porto ora, naturalmente, insomma, vi porto i principali, è il forum. Il forum è, molti di voi avranno partecipato a dei forum anche nell'ambito di consultazioni, cioè è uno strumento che consente di avviare discussioni su varie tematiche. Ora, se vedete lo strumento di forum per la consultazione nell'ultimo periodo è stato usato molto dall'AGID sulle proprie linee guida. L'AGID, per esempio, aveva magari dei testi da sottoporre a consultazione, ha deciso di sottoporre questi testi a consultazione attraverso un questionario. Vedete, di solito ogni discussione aperta da Agid ha il titolo diremmo, della porzione di questionario, cioè di linee guida, di una porzione di linee guida. In questo caso sono i capitoli delle linee guida. Quindi ha deciso di utilizzare questo strumento su un testo. I forum, naturalmente i destinatari, la valutazione viene fatta anche nei confronti dei destinatari, che sono naturalmente molto ben identificati, sono persone che in genere conoscono lo strumento del forum, perché i destinatari di Agid, dei provvedimenti di Agid, di solito sono destinatari del mondo informatico, o comunque un mondo che ha dimestichezza con lo strumento. Se vedete, i forum quindi non pongono necessariamente domande. I forum pongono temi di discussione, ambiti nei quali poi si svolgono le conversazioni. Le scelte sul forum sono due. L'amministrazione può decidere di chiudere l'apertura di nuove discussioni, quindi decidere le discussioni su cui co far confrontare i propri partecipanti, oppure può decidere di lasciare aperta ai partecipanti la possibilità di creare discussioni. In questo caso ci si avvicina, qui vediamo nel dettaglio le risposte nel forum, allo strumento della raccolta, insomma, delle idee, cioè,
persone spontaneamente decidono il tema su cui inviare il proprio contributo. Vediamo un ultimo strumento che è quello, insomma, che può servire soprattutto ai comuni, che è di raccolta di informazioni puntuali sul territorio. Vedete che per l'elaborazione del piano urbano della mobilità sostenibile, per esempio, il Comune di Roma ha scelto di chiedere alle persone, insomma, il proprio contributo facendolo geolocalizzare. Per cui io potevo dare un contributo su una particolare strada. E dire di costruire una pista ciclabile su quella strada proprio identificando il numero civico oppure comunque la strada. E in questo caso si ha la mappa dei contributi riportata sul territorio, per cui si sa anche a prima vista quali contributi sono stati segnalati in quale porzione in merito a quale porzione di territorio. Naturalmente queste sono segnalazioni rispetto a eventuali diciamo modifiche che possono essere apportate al territorio. Quindi qui c'è un riepilogo di questi strumenti. L'email, abbiamo visto il questionario, i forum, la raccolta di idee che si avvicina ai forum quando le proposte sono aperte. I commenti sui testi, strumenti di geotagging, sarebbero questi che consentono poi di avere la mappa dei temi, delle osservazioni, e poi le piattaforme collaborative. Sulle piattaforme collaborative non mi soffermo, ma vi dico che sono delle piattaforme in cui l'utente si può registrare e avere a disposizione una serie di consultazioni a disposizione a cui partecipare. In questo caso si crea una comunità di partecipazione. Naturalmente la scelta dell'uno o dell'altro dipende dagli obiettivi, dai destinatari, ai vincoli e possibilità delle amministrazioni. Andiamo qui alla strutturazione del processo di consultazione. Una volta determinati quali sono gli strumenti da utilizzare, si struttura il processo, ossia cerca di capire come farli interagire tra loro. Per esempio, utilizzo un solo strumento, cioè un solo strumento è adeguato a farmi raggiungere i miei obiettivi, oppure è necessario che io utilizzi più di uno strumento? Perché, per esempio, un tipo di strumento mi consente di raggiungere un obiettivo e un altro ancora. Per esempio, voglio il confronto su un particolare tema e voglio invece un approfondimento su un altro tema e quindi decido di usare contemporaneamente un forum e un questionario. Questa è una fase della progettazione, della consultazione molto importante perché consente di associare gli strumenti agli obiettivi. E verificare se gli obiettivi sono tutti raggiungibili attraverso la scelta, attraverso gli strumenti scelti. È utile che siano in rapporto tra di loro un'altra domanda da porsi, perché gli strumenti possono servire l'uno all'altro, nel senso che rispetto alle fasi, vedete la domanda successiva, gli esiti di uno strumento possono essere utili. Possono essere immessi in un altro strumento di consultazione. Mi spiego meglio. Si può decidere, per esempio, di fare una raccolta di contributi attraverso un questionario oppure attraverso un commentario, e poi portare all'attenzione di un gruppo, più ristretto, per esempio, di persone sempre rappresentativo, ma più ristretto per l'elaborazione di proposte. Per esempio, un questionario consente di raccogliere le criticità e poi gli esiti, cioè
l'insieme di criticità pervenute attraverso il questionario può essere portato all'attenzione degli esperti, di operatori che partecipano attraverso un altro strumento di consultazione. In questo caso gli strumenti sono tra di loro collegati e sono in fasi anche successive. E qui torniamo ai tempi. Naturalmente, i tempi del periodo di consultazione sono stabiliti nel caso in cui si tratti di un atto normativo per le amministrazioni centrali dal regolamento su ARDIR. E quindi sono 4 settimane minimo di periodo di consultazione, ossia di periodo in cui i cittadini devono poter inviare i propri contributi. Le indicazioni nazionali del Dipartimento della Funzione Pubblica, per esempio, e internazionali, ci dicono che il periodo può essere appunto tra le 4 e le 12 settimane, a seconda dell'oggetto della consultazione. Un'altra fase importantissima è l'organizzazione del lavoro, di elaborazione dei dati. A seconda di come, dello strumento scelto, bisogna capire come elaborare, come organizzare il gruppo di lavoro per cercare di elaborare, cioè per elaborare i dati. In questo caso occorre valutare fattori tecnici, la differenza che comporta per la gestione tra contributi testuali e quantitativi e poi le unità di valutazione, ossia se occorre valutare il singolo contributo oppure le discussioni. È un tipo di elaborazione diversa, ma bisogna tenerne conto perché, per esempio, in questo caso, nel secondo caso, occorrerà avere dei moderatori anche, quindi organizzare il lavoro di elaborazione e di gestione dei dati raccolti è importantissimo. Sulla scelta del tipo di feedback, che è il passaggio successivo, vi mostro, ecco così, in una slide, poi ne parlerete più diffusamente con il dottor Flori la prossima settimana, degli esempi presi dai report sugli esiti della consultazione. Quindi, vedete, si può scegliere di fare dei grafici, si può scegliere di puntualmente rispondere a ciascun contributo se si vuole, oppure di pubblicare i contributi senza sintesi. Nel senso, io qui vi mostro quello che c'è ora nel panorama, insomma, delle consultazioni che vengono svolte qui in Italia. Quindi esistono vari modi. Quello che in fase di progettazione è necessario valutare è che tipo di report voglio fare, perché se voglio fare un report quantitativo devo poter raccogliere le informazioni in modo da poter avere dei numeri, o comunque in fase di elaborazione lavorare su questo aspetto e quindi avere delle persone che sanno lavorare sui numeri, oppure sulla frequenza. Sulla frequenza, ossia quanti report voglio fare. Questo perché la consultazione, noi abbiamo parlato sempre di periodo di consultazione, cioè di tempo di apertura della consultazione, può essere anche molto lunga. Esistono esempi di consultazione soprattutto sulle politiche pubbliche, su settori di regolazione che durano anche anni, cioè sono dei punti di ascolto aperti che naturalmente devono, i cui esiti devono poter essere rendicontati non solo a chiusura, ma anche durante il percorso di consultazione. Quindi potete scegliere di fare anche report periodici se avete una consultazione molto lunga. La progettazione delle attività di comunicazione è importante. Qui vedete degli esempi di comunicazione fatta direttamente dai vertici politici oppure di comunicazione fatta dalle amministrazioni. Però la comunicazione è importante sia per gli aspetti di supporto informativo, ma anche di pubblicizzazione dell'iniziativa, perché consente attraverso la comunicazione consente di, se ben fatta, di raggiungere esattamente, quelle categorie di soggetti che si vogliono includere nella consultazione. Sullo svolgimento
Vi dico questo, valutate i possibili rischi che si possono avere attraverso una consultazione perché i benefici sono palesi. La consultazione migliora il processo decisionale, consente di avere informazioni nuove, ma ci possono essere problemi tecnici da affrontare durante lo svolgimento, overload di informazioni, cioè tantissimi contributi, molti più di quelli che vi aspettavate, quindi dovete poterli affrontare. Contributi non pertinenti, e cioè contributi che non sono utili alla consultazione perché sono fuori tema, per esempio. Poca partecipazione, ossia persone che non, cioè consultazioni che non ricevono contributi, e quindi magari è sbagliata la comunicazione, si può aggiustare la comunicazione in corso d'opera, oppure poca varietà, ossia ci si accorge che chi risponde appartiene, cioè che le risposte provengono solo da una tipologia particolare di destinatari. Magari quei destinatari che non so se ricordate la matrice che abbiamo visto prima, appartengono a un quadrante di persone che sono già esperte di partecipazione, partecipano già per altri canali e quindi possono essere persone che per esempio avrebbero comunque partecipato al processo decisionale. Anche in questo caso, se ci si accorge di una varietà bassa delle tipologie di destinatari raggiunti, si può ovviare al problema attraverso una maggiore promozione dell'iniziativa. Ora, naturalmente, quando si fa promozione dell'iniziativa, qui ritorno alla slide di prima, anche qui c'è da fare attenzione. Noi abbiamo visto che a seguito di questo tweet del ministro Madia sulla riforma della PA, ci sono stati in un mese 49.000 contributi, quindi 40.000 contributi pervenuti alla consultazione, perché ovviamente una pubblicizzazione di questo tipo comporta una maggiore partecipazione e quindi bisogna sapere che facendo una buona comunicazione, quindi anche ben indirizzata, si possono avere tanti contributi o comunque dei contributi che possono essere utili perché provengono proprio da quelle persone che ho deciso di coinvolgere. Ora, intanto vi ricordo che la prossima settimana affronterete l'aspetto del feedback. E in più, ci saranno anche degli approfondimenti sulle le raccomandazioni e i principi a cui vi ho fatto cenno prima. E se un aspetto diciamo, importante è che esistono dei principi e che bisogna rispettarli. E quindi ne parlerete oltre al principio di trasparenza. Vedo che ci sono altre domande. Partiamo dalla domanda sulla pubblicazione, che è proprio l'aspetto di cui stiamo parlando in questo momento. In realtà ne approfondirete un aspetto che approfondirete con il dottor Flori, cioè la domanda con tutti i contributi e le relative controdeduzioni sono e devono essere pubblicate. In questo momento non c'è un obbligo di controdedurre, cioè controdedurre puntualmente a ciascun commento e rendere pubblici le singole controdeduzioni. Mi spiego meglio, ossia la risposta puntuale a ciascun contributo. Quello che è raccomandato è quello di essere il più trasparenti possibile, quindi di cercare di rendere pubblici tutto quanto pervenuto alla consultazione, ovviamente nel rispetto della privacy delle persone che partecipano, nel senso che le persone fisiche non devono dover essere identificate attraverso il loro contributo. In questo caso occorre fare attenzione a questo aspetto di tutela della privacy.
Però di questo naturalmente il dottor Flori vi farà un discorso molto più puntuale con degli esempi. C'è un'altra domanda: esistono in riuso software per realizzare le piattaforme di consultazione? Per piattaforme di consultazione non ho ben chiaro che cosa si intenda. Se si intende piattaforme collaborative, esistono naturalmente degli strumenti open source che consentono di avere di creare piattaforme collaborative. Per esempio, esistono anche strumenti open source per l'elaborazione dei questionari. Vi segnalo diciamo, uno strumento della Commissione Europea di questionari che è EUSERVI, che è uno strumento di proprietà sostanzialmente della Commissione. Nella scelta quindi che è in riuso da parte dell'amministrazione, non mi sento di poter dare insomma delle indicazioni puntuali sui software, perché naturalmente dipende dagli obiettivi e delle singole consultazioni. Quindi sui software consentitemi insomma di non dare nomi. Allora, c'è un'ultima domanda sull'accesso, sull'uso eventuale di registrazioni. Ovviamente e coglie molto il punto, cioè quando una consultazione chiede ai partecipanti di registrarsi, in qualche modo in qualche modo li inibisce, nel senso che chiede ai partecipanti di fornire dei dati che il partecipante naturalmente saprà che sono in possesso dell'amministrazione. Quindi chi partecipa a una consultazione, ma deve per partecipare dare la propria mail, per esempio, sa che la mail in qualche modo può sentirsi inibito, e quindi può fare un po' più di attenzione, potrebbe fare un po' più di attenzione al proprio contributo, quindi cercare di non dare contributi con troppa superficialità. Ora, questa è la tendenza generale. Ovviamente non è sempre questo il caso, perché si possono creare anche dei riferimenti finti, per cui i malintenzionati agiranno lo stesso in cattivo modo. Quindi il controllo della qualità delle osservazioni, io direi che si dovrebbe fare auspicabilmente attraverso un buon disegno della consultazione e una buona comunicazione, più che attraverso, diciamo, l'attenzione sui dati forniti dagli utenti. Per cui, se si disegna bene la consultazione, se si danno chiare regole di ingaggio, se si fa una buona attività di comunicazione diretta ai destinatari, tutto questo, e si usano strumenti adeguati allo scopo, tutto questo dovrebbe già favorire una raccolta di contributi di qualità. E poi esistono strumenti open source per il geotagging online. Allora, anche su questo io vi direi, insomma, non voglio fornirvi nomi, perché sicuramente vedendo potete capire quelli più adatti a voi. Nella scelta tenete sempre conto i proprietari, cioè cercate nella scelta dello strumento. Qui si parla di strumento open source, quindi in questo caso non c'è una proprietà di un privato. In ogni caso, nella scelta degli strumenti tenete sempre conto di chi poi ha la proprietà di questo strumento, perché lì
poi andranno tutti i contributi e tutto quanto scritto dai partecipanti. Quindi occorre fare tanta attenzione su questo aspetto della scelta dello strumento vero e proprio. E non so se ho risposto a tutto. Ok. Grazie Carolina, sì, hai risposto a tutte le domande che sono arrivate, ti ringrazio per la chiarezza nell'esporre questo tema. Io direi a questo punto siamo arrivati alle 13 che possiamo concludere, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, il 7 novembre, con appunto la restituzione dei risultati con il dottor Andrea Flori del Dipartimento per le Riforme Istituzionali. Invito i nostri partecipanti a seguire il webinar, la registrazione del webinar del 24 ottobre, un po' per concludere, insomma, e completare il tema sulla progettazione e realizzazione di una consultazione pubblica. E direi a questo punto di salutarci. Vi auguro buon pranzo e ringrazio sia i partecipanti che la relatrice, la dottoressa Raiola, e direi che possiamo concludere. Grazie a tutti, buona giornata.